Thank you.
Allora, questo è un fantastico pezzo, Canarios, penso si intitoli, spagnolo di Gaspar Sanz, che ho letto insieme a voi, e mi appare una cosa meravigliosa. Per la modernità, per la capacità che ha di ricercare gli effetti nella ricerca timbrica, mi appare veramente una cosa fantastica. Le ripetizioni, che però si modificano, come nella musica minimale, dove è tutto uguale tranne qualcosa. Quindi le ripetizioni non sono proprio identiche. Ci sono delle modifiche, no? Questo è stato ripreso anche nel mondo del rock. Mi viene da pensare ad esempio ai Rolling Stones, che hanno proprio questo sistema piramidale di comporre, per cui c'è una struttura uguale che però via via che si stringe, si modifica e diventa sempre più sintesi, è la sintesi dell'esposizione del tema iniziale, perché la musica è bella tutta, è complessa tutta quella bella. E più appare semplice, più è complessa. Gaspar Sanz è un compositore, come ho già detto, era un prete spagnolo. Avevo sbagliato la data di morte, morto nel 1710, quindi della fine del 600. Ci sono varie versioni di questa Canarios, penso sia così la pronuncia. Canarios, non lo so. Questa è quella più lunga e più elaborata e più rappresentativa di questo suo particolare stile compositivo che mi appare così moderno. Ma un canone, ma non è un canone. Bene. Bellissimo. Questa ricerca poi nelle note anche molto molto acute che in quel periodo non era facile arrivare fino a queste così acute della chitarra. E poi questo basso profondissimo perché la chitarra è accordata con il re a basso, cioè la sesta corda è un re, non un mi. Quindi crea questa grande profondità. Chiaramente ai tempi avrà usato il liuto, questo è il chitarrone, altre cose. Però in questo caso l'accordatura non è quella classica della chitarra. Il re al basso, molto, molto emozionante. Bene, grazie. Andiamo avanti. Ciao a tutti, ciao, grazie.